La prima cosa che le faccio è la proposta di modifica per inserimento rispetto alle riforme costituzionali e la calendarizzazione ove concluso l'esame della Commissione. Ne approfitto, Presidente, per rassegnarle tutto il rammarico, perché francamente io mi sento raggirato, e raggirato veramente con l'inganno rispetto a quello che è accaduto le volte precedenti e in questa occasione. Noi dobbiamo affrontare in terza lettura il disegno di legge costituzionale. Ricordo il passaggio precedente, siamo venuti in aula senza relatore e grazie a un emendamento di cui non abbiamo ancora avuto l'accesso agli atti si è riusciti a impedire addirittura la subemendabilità dell'emendamento in oggetto. Torniamo a riaffrontare le questioni costituzionali. Per la cronaca, i tre mesi dell'approvazione scadono proprio quest'oggi. La Camera l'ha approvata l'11 di aprile e lo si sapeva da un bel po' di tempo che sarebbe accaduto solo l'11 di aprile, e quindi fino al 13 di aprile la Camera non potrà approvare alcunché, perché devono decorrere i 90 giorni previsti dalla Costituzione. Tutto ciò detto, noi avremmo avuto tutto il tempo per affrontare tranquillamente, discutere, approfondire, anche se sappiamo che non possono essere presentati ordini del giorno, pregiudiziali, emendamenti, ma viva Dio almeno parlare, perché sennò questo è il silenziamento, non è il Parlamento, perché ci viene tolto anche il diritto di parlare. Cosa accade? E qui la cosa mi ha veramente colpito. Nell'ufficio di presidenza di ieri pomeriggio in prima commissione, la Presidente segnala alla Commissione la necessità di calendarizzare per quest'oggi pomeriggio la relazione in Commissione della riforma costituzionale, avendo avuto notizia di una capigruppo che sarebbe tenuta quest'oggi alle 9 di mattina e che presumibilmente, c'erano già agenzie che parlavano addirittura della data in cui avremmo fatto il voto finale, avrebbe calendarizzato in aula la riforma costituzionale. Puntualmente, mentre ci viene comunicato questo, ci arriva il messaggino della convocazione della capigruppo. Nella capigruppo di quest'oggi, in funzione di un avanzato stato di esame da parte della Commissione, ci ha comunicato il Presidente Zanda, noi abbiamo ripetuto, non abbiamo neanche iniziato a farlo, è stato solo calendarizzato, si richiede la calendarizzazione già per martedì e mercoledì prossimo della discussione della riforma costituzionale. Allora, noi facciamo la calendarizzazione in Commissione sulla base di una capigruppo che sarà il giorno successivo. Quest'oggi, sulla base di quello che hanno deciso ieri in Commissione, stabiliamo di metterla in aula. Allora è nato prima l'uovo o è nato prima la gallina? Mi chiedo, perché qui viene fuori un'ana tra l'altro che l'uovo e la gallina. Francamente, Presidente, io mi sono sentito in giro, perché il tutto è legato a delle esigenze che non c'entrano niente né con le riforme costituzionali né con un'istituzione, perché l'hanno capito anche i sassi. Noi sono passati quasi 3 anni da quando abbiamo rinnovato le commissioni e ci stiamo avvicinando al termine dei 3 anni. Il rinnovo delle commissioni, prima si era deciso di farlo a conclusione della legge di stabilità, poi dopo è stato fissato il termine del 20 per il rinnovo delle commissioni, adesso cosa succede? Viene richiesto di spostare in là il termine per il rinnovo delle commissioni, anche solo fosse di 24 ore, a condizione però che il giorno prima si votino le riforme. Allora il senso di questo mi sembra assolutamente evidente. La maggioranza, o meglio il governo, ha paura di non avere i 161 voti per far passare la riforma costituzionale in aula. Come conquistare questi 161 voti dicendo: cari ragazzi, colleghi della maggioranza, se vedete qui la carota delle presidenze, le vicepresidenze delle commissioni, se volete entrare lì dovete votare le riforme. Dopodiché, a me, io non comprendo e mi spiace che qualcuno abbia accolto, perché veramente bisogna essere degli autolesionisti l'aver accettato di votare dopo questo. Forse lo si è accettato
perché dopo ci sarà la spada di Damocle del rinnovo degli incarichi di governo, e quindi li tengono per quei cosiddetti, per poter portare a casa ancora qualche voto. Ragazzi miei, qui la maggioranza di governo con questi ricatti è dimostrato che non esiste più, si realizza solo col rinnovo delle cariche e delle poltrone. Dopodiché, con buona pace di tutti, dopo che saranno approvate le riforme costituzionali con la maggioranza ufficiale politica, si passerà tranquillamente a fare le coppie di fatto, facendo una nuova maggioranza fra PD, 5 Stelle e SEL. Questa è la coerenza? Io vi dico, andate avanti così, perché arrivare a mettere un giorno e mezzo in commissione, 2 giorni settimana prossima, aver addirittura accolto la richiesta del nuovo centrodestra di mettere un orario di chiusura e di voto finale, vuol dire A, che la gente pensa già a ritornare a casa e del resto non gliene frega niente nella maniera più assoluta, B, che si stanno contingentando ancora una volta i tempi su una riforma costituzionale. Io l'ho apprezzato. Ho apprezzato, Presidente, quando questa mattina lei ha rifiutato di limitare eccessivamente la discussione in termini di giustizia, le ha detto non possiamo strangolare quel dibattito. Se non è giusto strangolare il dibattito sulla giustizia, ancor di più non deve esserlo sulla riforma costituzionale. A questo punto vi dico, tanto peggio, tanto meglio, fate tutto quello che volete, qui dentro avrete forse i 161 voti coi ricatti, ma nel Paese siete il 32% e il 78% ve lo boccia questo cavolo di referendum. E viva Dio, visto che il signor Renzi ha detto che se viene bocciato il referendum va a casa, prepari gli scatoloni, grazie.